Forse avrete già visto il Solaris Power 48 Open, una barca bellissima che ha riscosso molto successo. Deve essere stata proprio questa la ragione che ha spinto il cantiere ad ampliare la gamma con questo nuovo modello, il Solaris Power 44 Open. Sì, però credo che abbiano fatto un errore, perché questo modello è altrettanto bello, altrettanto spazioso e potrebbe quindi fare concorrenza al modello più grande. Il progetto è firmato sempre dallo studio di progettazione Victory Design di Brunello Acampora. Il designer è andato oltre ogni tradizionale schema e ha usato modellare i fianchi in modo vivace, ottenendo un risultato per me stupendo. Al classico spigolo che nel mascone separa il fianco dal fondo, ne ha aggiunto un altro, più in alto, che difficilmente servirà in navigazione, ma che indubbiamente dona slancio. Ancora più interessante è l'imbocco del flusso d'aria in sala macchine, favorito da forme che definirei sensuali. Il modello da 48 piedi ha avuto un tale successo di pubblico e di critica che, per non sbagliare, hanno replicato lo stesso layout e sono riusciti a conservare quasi la stessa abitabilità, almeno in coperta. Il segreto risiede nello slancio che prolunga il prendisole senza allungare la barca e senza accorciare la plancia bagno. È un vero walk around, non esiste zona che non può essere aggirata e ovunque ci spostiamo abbiamo due fianchi che ci proteggono. Il capo di banda di Massello di Tech ha origine nel vertice e senza soluzione di continuità raggiunge le mastre di poppa. Il prendisole a prua è provvisto di tienti bene per usarlo anche in navigazione, se le condizioni lo consentono. Il divanetto a tutta prua è un posto delizioso. Visto dall'alto si coglie la bellezza del T-top bicolore, in tinta con lo scafo e le tappezzerie. È integralmente di carbonio, così non fa sbandare lo scafo e gli basta un solo supporto centrale. Nel pozzetto potete sedervi attorno al tavolo, estendibile, e contemporaneamente sdraiarvi sul prendisole. I schienali di un divano si spostano per rivolgersi anche fronte marcia, sotto i gavoni e i frigoriferi. I fianchi ampliano la superficie di coperta e offrono anche una straordinaria visione sull'acqua dal living. Cucinare qui è un piacere perché abbiamo a disposizione tanto spazio e tutti gli elettrodomestici che desideriamo. Postazione di pilotaggio è per tre persone su altrettante poltrone, trasformabili anche in appoggiareni. Sotto coperta, la spaziosità dell'open space è in gran parte dovuta al fatto che si trova proprio in corrispondenza del baglio massimo. A prua possiamo avere un letto matrimoniale, come in questo caso, oppure una dinette con divani intorno e tavolo al centro, ovviamente trasformabile in cuccetta. Lungo il fianco un mobile, il cui top ha il bordo di contenimento. Al suo posto eventualmente una cucina. Sull'altro lato l'armadietto e il bagno con box doccia separato. Intorno alla cuccetta porta oggetti ben illuminati e altri piani di appoggio. Verso poppa un altro vano con letto matrimoniale su un lato e divano su quello opposto, ma si potrebbero avere due cuccette separate da un corridoio centrale. Il Solaris Power 44 Open può essere equipaggiato con tre diversi impianti di propulsione IPS di Volvo Penta
il 500, il 600 o il 650. In realtà la propulsione è sempre la medesima, il motore diesel è sempre il D6, tarato però con diverse potenze. In questo caso abbiamo l'IPS 650 con ciascun motore a 480 cavalli. Avete mai pensato di navigare in dislocamento con una barca planante come questa? Beh, non è usuale, però vi posso dire che consuma appena 1,2 litri per ogni miglio alla velocità di 6,5 nodi. La scorrevolezza della carena è un tema importante ai fini delle prestazioni, ma anche del consumo di carburante. Aumento un po' la spinta dei motori per portarle in planata. E non inserisco il sistema automatico di controllo dell'assetto. Guardate che bella scia, l'imbarcazione è già implanata, siamo alla velocità di soli 11 nodi. Per amor di precisione voglio dirvi che questo modello è stato equipaggiato con l'aria condizionata e il gruppo elettrogeno da 7 kW. Questo tanto per darvi un'idea del peso che abbiamo a bordo in questo momento. C'è tutta la troupe di The Boat Show, siamo addirittura in 5 nel complesso, e abbiamo anche il pieno di carburante. Nella fase del passaggio dalla planata alle andature di crociera inserisco il controllo automatico dell'assetto. Lascio che gli interceptor si portino a circa il 70-80% della loro corsa, in questa maniera lo scafo è steso sull'acqua in maniera ottimale. Stiamo navigando a 17 nodi, il consumo di 3,6 litri per miglio. Voglio darvi qualche informazione relativa alla qualità di costruzione di questo cantiere, Solaris. Da poco tempo si è affacciato nel mondo del motore, ma la sua esperienza è grandissima con le imbarcazioni a vela, utilizzate anche nelle traversate oceaniche, quindi sanno quello che fanno. Per farci navigare nella maniera più confortevole possibile, gli interceptor, regolati automaticamente, continuano a tenere la prua bassa, ma io in realtà in queste condizioni credo che non sia necessario. Allora disinserisco il modo automatico e la piloto manualmente. Tiro su le lame in modo da non avere resistenza e darvi dati di consumo migliori. Con quella prua così tagliente il passaggio sull'onda è morbidissimo. Sono passato sulla scia di un paio di imbarcazioni che hanno sollevato un'onda di proporzioni notevoli. Non ho accusato alcun impatto. 20 nodi di velocità, siamo a 4 litri per miglio. Il 44 Open rispetto al 48 è una barca un po' più sportiva. Guardate come cambia rapidamente la direzione. Il controllo è assolutamente semplice, facile. E a proposito di comfort di navigazione, leggiamo un dato relativo alla rumorosità. Tenete presente che siamo all'aperto con un parabrezza che lascia fluire anche molta aria nel cockpit. Angolo di sbandata e raggio di virata sono stati volutamente limitati per offrire una sensazione di totale sicurezza, anche se andate molto veloci e date tutta la barra. È fatta per il piacere di navigare, per il piacere di essere guidata, senza stress e senza difficoltà. Oggi poi la giornata rende tutto ancora più facile e quindi non sarà difficile mettere giù la manetta. Oh, perbacco! Che scatto improvviso! Ecco, vi dicevo che è sportiva. Esce tutta dall'acqua, si appoggia appena appena a prua, ma
I piani di carena, soprattutto nelle sezioni più lontane dal centro della V, si asciugano, quindi può correre velocemente. Se all'andatura di crociera il consumo era intorno ai 4 litri per miglio, adesso al massimo siamo ad appena 5 litri per miglio. Potete quindi permettervi di compiere una lunga traversata senza troppe preoccupazioni relative all'autonomia. E la velocità massima è di 36 nodi e mezzo. Solaris Power 44 Open è una delle barche, per me, più belle e raffinate di questo segmento. E mi è piaciuta molto anche in navigazione.